Piazzetta Palombo con Michele Durante, che è uno dei 7 candidati del centro-sinistra alle primarie per la corsa a Palazzo San Giorgio. C'è tantissima gente oggi per il tuo vernissage, possiamo chiamarlo così. La partenza. Partiamo un attimo, Michele, da quello che è successo quel famoso venerdì, quando un candidato indipendente come te fa un piccolo salto e in un certo senso va nel centro-sinistra. Come è nata questa cosa? Nasce dall'esigenza profonda, sentita, maturata e dovuta anche nei confronti della cittadinanza di far evolvere il mio percorso da un percorso di solida opposizione, di contrasto alle malversazioni, alle cattive pratiche di governo, a un'amministrazione tutto sommato distratta nei confronti delle esigenze dei cittadini, in qualcosa di più. E quindi far evolvere anche il mio ruolo dal ruolo di forte oppositore che ha maturato anche delle competenze e una qualità, una capacità di carattere amministrativo, mettere queste competenze, questa qualità e questa capacità al servizio di un progetto di governo, perché prima o poi bisogna arrivare a governare, no? Per mettere in pratica le proprie idee e confrontarle poi con i cittadini. Sei noto ai cittadini campobassani per aver lavorato moltissimo nel sociale, nel volontariato e in altri ambiti. Che ti è rimasto in quell'esperienza e cosa porterai con te in questa avventura per ora per le primarie e poi a... Ti ringrazio per averlo citato. La mia esperienza qui a Campobasso di volontariato è stata con la comunità La Valle e con il Parredino Iacobucci, con cui ho collaborato per alcuni anni gestendo l'ufficio d'accoglienza e l'ufficio legale amministrativo della comunità. Sento dentro di me che c'è una profonda diseguaglianza sociale, sento dentro di me che c'è una profonda malattia tra le amministrazioni, è una forma malata di rapporto fra le amministrazioni, il governo centrale e le fasce sociali più deboli. Quindi in poche parole tutelerai quelli che sono rimasti un po' più indietro rispetto agli altri. Ho un'assoluta necessità di pensare alle politiche sociali come la prima azione da mettere in campo, perché c'è troppa gente che ha fame e ce n'è troppo poca che sta troppo bene. La questione di carattere amministrativo si può risolvere non in questi termini generali astratti, però si possono mettere in campo quelle iniziative di assistenza che qui non sono conosciute. Pensi che noi abbiamo i servizi di assistenza sociale anche con l'ambito sociale territoriale, che riescono a erogare a malapena l'assistenza domiciliare per gli anziani, è una cosa veramente, veramente molto difficile. Si rende conto che abbiamo il 5% dei bambini che nascono con delle disabilità, abbiamo oramai un buon 30% degli anziani over 70 che comincia ad avere dei problemi, tant'è vero che l'Alzheimer è oggi una di quelle patologie ricorrenti. Ecco, noi che cosa facciamo per gli anziani, cosa facciamo per i bambini, cosa facciamo di reale per metterli in campo e farli superare quelle loro ostacoli a una tenuta sociale che sia più corretta. Senti, il 3 maggio compirai 50 anni e te li porti benissimo. Oh, molte grazie. Abbiamo ho fatto visto sempre una vita molto molto che ancora ballavi lì sul palco con gli operatori, gli animatori e i bambini. Ma in questi prossimi 5 anni la città con te come cambierà? Cambierà innanzitutto perché ci rimettiamo il sorriso sulla bocca e cominciamo a pensare delle cose, le mettiamo in pratica, diciamo con quali risorse, in quanto tempo e rendiamo conto ai cittadini del nostro operato. Parleremo di patto di cittadinanza su tutti i settori, libereremo tutte le energie che possiamo di carattere finanziario per fare gestire i servizi nelle forme intermedie associate e per fare arrivare ai cittadini il massimo di questi servizi. Quest'estate a Campobasso ritornerà l'estate campobassana, ripartiremo dalla cultura, dal sociale, dalle attività produttive, sono legate tutte insieme a queste cose per fare rinascere una Campobasso più moderna, più italiana, con un respiro europeo, una Campobasso che possa interfacciarsi con altri. E le do un progetto, uno, lo faccio nel primo anno, il mercato coperto del quale tutti parlano ma di cui nessuno si occupa, con un mutuo di 1 milione in 10 anni verrà ristrutturato come il mercato di Santa Caterina a Barcellona e resterà un'area mercatale per le associazioni di ristorazione e di spettacolo e diventerà il primo esperimento vero interculturale nella nostra regione. Vabbè, allora appuntamento alle 6 per le primarie e poi eventualmente la grande corsa finale a Palazzo San Giorgio. Appuntamento il 6 per le primarie e sono convinto che il risultato sarà grandioso. Bocca al lupo. Grazie.